Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura si è chiuso nel pomeriggio con grande successo di pubblico, soprattutto di aziende con lusinghieri risultati, la tappa alessandrina di Io Lavoro, organizzato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Alessandria. Su questo servizio avremo un ampio reportage, ve lo trasmetteremo tra poco. Inizierà invece questa sera alle ore 21 lo sciopero dei ferrovieri, indetto dai sindacati regionali della FILT, CGIL, FIT-CISL e da UIL Trasporti. Alla protesta hanno dato la loro adesione anche le rappresentanze sindacali dell'UGL, FAST e ORSA. Tutto è stato generato dall'annuncio dato dalla Regione Piemonte di mettere a gara il trasporto ferroviario in Piemonte, dividendo il quadro regionale in tre lotti: metropolitano, centro-sud e centro-nord. La protesta durerà 24 ore, domani, venerdì a Torino, davanti alla sede del governo regionale, in Piazza Castello, si terrà una manifestazione di protesta sempre organizzata dai sindacati dei ferrovieri. E adesso vediamo quello che era il servizio di apertura, ovvero quello su Io Lavoro, questa fiera dedicata alla formazione. Oltre 2.500 presenze, tanti giovani e meno giovani, una ottantina fra aziende, istituti e ditte private non hanno anticipato l'enorme spazio della casa quartiere di Via Verona, dove per 2 giorni ha fatto tappa l'iniziativa regionale di Io Lavoro, un modo per avvicinare uomini e donne in cerca di lavoro o come meglio realizzare il loro curriculum e soprattutto sperare di trovare un posto, un'occupazione. La tappa ha chiuso i battenti nel tardo pomeriggio, ma gli addetti ai lavori hanno dovuto prorogare l'orario di chiusura per la lunga presenza di quanti hanno fatto la fila per un colloquio. Le loro speranze hanno un comune denominatore, quello di trovare un lavoro. Il mio sogno, ho studiato tanto per arrivarci e quindi è proprio, sarebbe un sogno che si realizza per me. La speranza, la percentuale si alza, però non so, si spera. Ne vuoi lavorare in Italia o all'estero? Io ho un fratello che è andato all'estero a lavorare, quindi se tutto va bene andrò all'estero. Ha avuto un grande successo, in realtà ha avuto anche molto successo, quasi inaspettato, il servizio di sostegno nel creare un curriculum, perché comunque tante persone ancora non hanno un curriculum scritto in formato Europass e quindi abbiamo avuto tantissime richieste a questo riguardo. Avendo questi momenti difficili, questa crisi che non va più, che non va più, almeno uno dice vengo e provo e abbiamo sempre la speranza di andare avanti. Il tuo curriculum l'hai già consegnato a qualcuno? Sì, perché sono già venuta ieri e sono venuta oggi per vedere le altre aziende che ci danno questa opportunità di venire e mettere il nostro curriculum. Scusami, quanti ne hai presentati? Ah, fino adesso sono 6. Sì. Prima della Voglio chiusura stare della tranquillo, tappa, gli assessori comunque, comunali senza Vittoria Onito e fare Mauro Cattaneo hanno tracciato un bilancio di questa tappa tutta alessandrina. Cioè, non è la solita fiera del lavoro in cui ci sono le aziende che si fanno conoscere, ma c'era un'opportunità vera, reale. Io ovviamente lo dico come politiche giovanili, soprattutto per i giovani, perché i giovani chiaramente sempre meno hanno la possibilità di confrontarsi e di parlare con le aziende, di proporre davvero le proprie esperienze, il proprio curriculum. Qua invece è stata un'opportunità. Io direi che il dato veramente positivo è che in maniera all'inizio del tutto inaspettata anche per noi c'è stata una partecipazione così ampia di aziende che avevano delle opportunità, magari anche opportunità poi particolari, specialistiche, oppure lavori più a tempo parziale o più precari magari. Però abbiamo messo insieme alla fine 59 fra aziende, agenzie del lavoro e altre strutture che sinceramente, io l'ho già detto ieri nella conferenza stampa di avvio, all'inizio si diceva vabbè, se mettiamo insieme almeno una ventina di questi soggetti abbiamo il numero minimo che ci permette di costruire l'iniziativa. Abbiamo triplicato l'obiettivo. Il fiume Tenero di fatto ha già un nuovo ponte ad Alessandria, il Meyer. Stamattina in un sopralluogo voluto dal sindaco Rita Rossa si è potuto percorrere per la prima volta da una sponda all'altra,
manca ancora l'arco superiore che comincerà ad essere montato lunedì prossimo. In 2 settimane un quarto dell'arco superiore, che è lungo 200 metri, sarà terminato. Sopralluogo è servito anche a mettere uno stop alle tante voci che girano sulla necessità di abbattere la porta reale della cittadella. Ma sentiamo nel servizio. Una delegazione del comune di Alessandria, capeggiata dal sindaco Rita Rossa ed accompagnata da diversi giornalisti, ha fatto un sopralluogo sul Ponte Meyer. È stata l'occasione per rispondere con fatti inconfutabili a tutte le polemiche che avevano trovato spazio su qualche giornale online, sui social network e addirittura sfociata in una interpellanza in consiglio comunale. Girava infatti voce che per terminare i lavori del Ponte Meyer, per raccordare il ponte a Via Pavia, fosse inevitabile l'abbattimento di una parte della porta reale della cittadella. Inoltre si chiedeva perché i lavori per la realizzazione del ponte fossero, secondo alcuni, in grave ritardo. La risposta a questi allarmismi è arrivata direttamente sul posto, sul nuovo ponte sul fiume Tanaro. Questa mattina verifichiamo, calpestando per la prima volta, il collegamento tra Piazza Gobetti e la cittadella, quel collegamento ciclopedonabile che, quando il ponte sarà totalmente realizzato e che ho laudato, potrà connettere la città con la cittadella non solo attraverso la via carrabile, ma anche nell'utilizzo di un'ampia parte che potrà essere pedonabile e ciclopedonabile. Stiamo verificando lo stato di avanzamento dei lavori, tutto rientra nel cronoprogramma, quello riaggiornato dopo gli eventi alluvionali di ottobre e novembre, che ci hanno purtroppo inferto un ritardo, e insieme ai giornalisti abbiamo verificato anche tutte le condizioni che naturalmente dovranno connettere la viabilità. E come si è potuto vedere, insomma, le stupidaggini dette in questi giorni sono del tutto infondate. Diciamo che il sopralluogo di stamattina ci ha consentito di vedere veramente dall'alto l'imponenza di quest'opera, che ricordiamo essere l'unica opera di questo tipo realizzata da Richard Meyer, e dall'altro canto ci consente di vedere alle nostre spalle la porta reale della cittadella, che, nonostante quello che alcuni disinformati stanno dicendo, rimarrà in piedi ed anzi sarà valorizzato ulteriormente con l'abbattimento del distributore che c'è sulla sinistra e delle cabine Enel che ci sono sulla destra, e quindi consentiranno di vedere nel proprio splendore la cittadella. Siamo ormai alla fase conclusiva, tutto sommato, del ponte. Adesso i lavori proseguiranno con il montaggio dell'arco, che inizierà, cioè è già iniziato di fatto, ma inizieremo a vedere i primi pezzi lunedì prossimo, e entro una quindicina di giorni dovremmo vedere già il primo pezzo dell'arco di circa 50 metri già in posizione definitiva. Adesso la cronaca: momenti di panico questa mattina poco dopo le 9 per un papà che è sceso dalla propria auto in Spalto Borgoglio ad Alessandria, ha sbattuto la portiera lasciando le chiavi all'interno della vettura, che nel frattempo si è chiusa automaticamente, con a bordo però il piccolo figlioletto di nemmeno un anno. Dopo alcuni tentativi l'uomo ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti, riuscendo ad aprire la portiera in pochi minuti, dando così modo al padre di poter riabbracciare il proprio bambino, che non si era accorto di nulla. Sul posto anche una squadra di polizia municipale. E la polizia ha invece identificato ed arrestato gli autori di furti e rapine e danni di persone anziane. Si tratta di due giovani pugliesi, i quali si presentavano nelle abitazioni dell'Alessandrino fingendo di essere agenti della Polizia di Stato. Le indagini sono partite da una rapina fatta dai due malviventi ad una giovane donna prostituta, che ha denunciato i fatti alla polizia. Ma vediamo nel servizio di Franco Capone. Due giovani banditi pugliesi, Marco Scalzo, 28 anni, e Davide Denora, 29 anni, entrambi nativi e residenti, il primo a Gravina di Puglia, il secondo ad Altamura di Bari, pendolari della rapina, ed un pregiudicato, Roberto Fortuna, 41 anni, di Novara, ma residente in Spagna, ricercato perché colpito da ordine di carcerazione. Inoltre, un quantitativo di droga trovato fra le aiuole dei giardini situati di fronte alla stazione ferroviaria di Alessandria, e il bilancio di una operazione di polizia che si è conclusa nei giorni scorsi.
I due pugliesi, ha detto nel corso di una conferenza stampa tenutasi in questura d'Alessandria dal capo della mobile Mario Paternoster, sono finiti nella rete della polizia dopo essere stati denunciati da una giovane donna prostituta che esercita il suo mestiere del sesso a pagamento ad Alessandria, programmato con una precedente telefonata. Una volta dentro, i due pugliesi, mostrando un falso tesserino della polizia, hanno intimato alla donna di consegnargli la somma dei guadagni ottenuti sino a quel momento, oltre 600 euro. Poi sono fuggiti. Le modalità della rapina, simile a quelle delle altre vittime, hanno indotto la polizia ad approfondire le indagini e, partendo proprio dalla denuncia fatta dalla donna e dalla telefonata ricevuta, che la mobile ha potuto individuare ed arrestare in Puglia i due banditi. Inoltre è stato accertato che i due rapinatori, con lo stesso modo di agire, si sarebbero presentati alla porta di alcune persone anziane, dove, fra l'altro, avrebbero usato anche una radio ricetrasmittente, spacciandosi per poliziotti, riuscivano ad impossessarsi di soldi e oggetti preziosi. La polizia, ha detto il capo della mobile, continua le indagini per accertare se Marco Scalzo e Davide Denora siano gli autori materiali anche di altre rapine ed ha rivolto un invito ai cittadini, vittime di tali episodi delittuosi, a denunciare i fatti in questura. Ancora cronaca, sono complessivamente 65 gli indagati della mega inchiesta sul traffico illecito di rifiuti sotterrati in terreni agricoli e cave della Valle Scrivia, scoperto dai carabinieri del NOE e dalla Guardia Forestale. Tra gli indagati, il GIP presso il Tribunale di Torino ha disposto gli arresti domiciliari per l'imprenditore di Tortona Francesco Ruberto e per il figlio Daniele, responsabile della ditta idrotecnica e Ruberto S.P.A. Arresti domiciliari anche per Sandro Gandini, titolare di un'azienda di autotrasporti di Voghera. I tre, per la Procura Distrettuale Antimafia di Torino, sarebbero i cervelli dell'organizzazione, i quali, oltre ad indicare le zone del Tortonese dove occultare rifiuti, avrebbero gestito anche la parte tecnica con l'ausilio di aziende specializzate nel movimento terra. Secondo quanto avrebbero accertato gli inquirenti, nella zona di Tortona sarebbero stati portati rifiuti provenienti dall'azienda agricola Agostino Zanotti di Voghera, i cui titolari risultano presenti nell'elenco degli indagati da parte della Guardia Forestale e dei Carabinieri del Nucleo Ecologico. E adesso ha ottenuto domiciliario un valenziano arrestato per tentato omicidio. Non ho investito di proposito l'ex orafo che da anni importunava mia moglie, così ha detto, questa è la sua tesi, ce la racconta però Emma Camagna. Ha lasciato il carcere per i domiciliari e il quadro indiziario lascia intravedere la possibilità di un alleggerimento della sua posizione. Da tentato omicidio a lesioni gravi, Michele Rivoli Bassignana, 45 anni, titolare di una piccola impresa edile, arrestato lunedì per aver aggredito con serie conseguenze l'orafo in pensione Giuliano Bellini, 67 anni. Al GIP Paolo Bargero, recatosi in carcere per la convalida siglata del provvedimento dei carabinieri e relativo interrogatorio, l'uomo, più volte scosso da singhiozzi, si è limitato a dire: non ho investito l'ex orafo di proposito e prima di andarmene ho chiesto l'intervento di un'ambulanza. Parole che contrastano con quanto riferito da testimoni della scenataccia che ha mobilitato una piccola folla in via Cairoli a Valenza. Lo ha colpito con violenza dopo averlo fatto cadere dalla bicicletta, è la loro tesi. L'aggressione affronta le radici nel comportamento di Bellini, che, a dire della moglie di Rivoli, la perseguitava da 2 anni nonostante lei gli avesse fatto capire più volte che intendeva essere lasciata in pace. Una cosa è certa, il piccolo imprenditore è depresso anche per la morte di un nipote 18enne e della madre, tanto che ha tentato il suicidio. L'Istat pubblica i dati sulle facoltà universitarie che hanno maggiore successo nel mondo del lavoro. Al primo posto c'è ingegneria, male invece giurisprudenza, e a causa della durata dei corsi post laurea anche medicina, che comunque resta ancora la facoltà con maggiore successo in ambito occupazionale. Ce ne parla Chetti Porcelli. Abbiamo forse un problema tecnico, passo al servizio successivo. Con un SMS è possibile avvisare la popolazione per ogni necessità o emergenza. Succede a Serravalle Scrivia,
con una nuova ed innovativa piattaforma. Ce lo racconta Enrico Maria. C'è ancora qualche problema tecnico di messa in onda, qualche strumento che fa le bizze. Magari dalla regia mi indichino quale servizio vogliamo mandare. Ok, vediamo. Entrerà in funzione nel mese di giugno il nuovo servizio di allertamento predisposto dal comune di Serravalle Scrivia. Il sistema consentirà di inviare in pochissimi secondi una grande mole di messaggi email, sms ed avvisi su smartphone in grado di raggiungere i cittadini in modo molto più rapido rispetto alle comunicazioni tradizionali. La novità sarà impiegata sia nel caso di emergenze gravi che per le attività ordinarie della vita del comune, affiancandosi agli attuali sistemi di informazione alla cittadinanza come i pannelli a messaggio variabile ed il sito internet istituzionale dell'ente. Il nuovo servizio, completamente gratuito, è un'applicazione per smartphone chiamata Flag Me, disponibile per iPhone, Android e Windows Phone. Si tratta di una piattaforma completamente informatizzata sulla tecnologia Nautis, realizzata da un'azienda che da più di 20 anni si occupa di strumenti per l'emergenza e messa a punto in collaborazione con enti di soccorso e protezione civile. Come sottolinea l'assessore Pasquale Vecchi, traendo esperienza dai dolorosi eventi alluvionali dell'autunno scorso che hanno duramente colpito la nostra comunità, ho scelto di adottare strumenti innovativi per avvisare tempestivamente i cittadini in caso di necessità e di emergenza. Ma come funziona il servizio? Semplice. Che si tratti di un'allerta meteo, di chiamare a raccolta squadre di soccorso, di avvisi di interruzione di servizio, ad esempio la chiusura straordinaria delle scuole o importanti limitazioni al traffico veicolare o comunque di pubblica utilità, il sistema è in grado di inviare messaggi ed allegati in modo automatico e perfino di adattarsi al crescere della severità dell'evento. E se necessario, il comune può anche ottenere riscontri di avvenuta ricezione. I cittadini interessati potranno decidere come ricevere gli avvisi, scegliendo tra email, sms e notifiche attraverso smartphone. Dopo l'adesione al servizio, i messaggi arriveranno automaticamente, così da consentire ai cittadini in tempo reale di agire a tutela della propria incolumità o, nei casi meno gravi, di adeguarsi alle circostanze segnalate. È spettacolo di fine anno ad Alessandria per attori un po' speciali che hanno portato sul palcoscenico tutta la loro bravura e contagiosa simpatia. Ce ne parla Alessandra Della Can. Sono persone eccezionali e proprio per valorizzare la loro unicità, il laboratorio teatrale per persone con disabilità e non, che si chiama Teatro nello Spazio, ha messo in scena lo spettacolo Di Norma la Vita, il quale ha chiuso un percorso nato proprio per stimolare questi attori a tutti gli effetti. Sul palcoscenico, ospiti disabili, operatori, educatori ed artisti, tutti impegnati ad andare oltre se stessi per entrare in relazione con l'altro. Lo spettacolo, andato in scena al Cinema Teatro Ambra di Alessandria e alla Casa Quartiere di Via Verona, verrà riproposto sotto forma di estratto ancora al Teatro Alessandrino a partire dalle 21 il prossimo 18 giugno. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato andrà all'associazione Giada Onlus Diabetici Junior, promotrice dell'iniziativa. Infine, sabato 26 settembre, si terrà l'ultima replica presso il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, nell'ambito della manifestazione nazionale Abilitando, dove la tecnologia incontra la disabilità. Capofila del progetto Teatro nello Spazio è il CISACA, il Consorzio dei Servizi Sociali dell'Alessandrino, mentre la parte operativa didattica è di competenza dell'Associazione Giada Onlus in collaborazione con il Mondo D. Moltissimi i partner coinvolti nel percorso, che gode del patrocinio del Comune di Alessandria e del contributo dell'Associazione Nazionale DLF. Eccoci qua. Bene, allora facciamo un passo indietro, torniamo al servizio in cui si parla dei dati pubblicati dall'Istat sulle facoltà di laurea che hanno maggior successo nel mondo del lavoro. Sentiamo Katie Porcello. Un
tempo una laurea era il cosiddetto pezzo di carta che meglio di altri garantiva un lavoro immediato, a lungo termine e ben remunerato. Ma oggi conseguire il massimo titolo di studio è ancora la stessa cosa? A dircelo è l'Istat, che ha stilato una classifica sui maggiori rendimenti del post facoltà. E ad uscirne vincente è ingegneria, soprattutto quella civile, che garantisce i maggiori sbocchi professionali e occupazionali. Ben l'80% di chi l'ha scelta ha infatti trovato un posto di lavoro. Bene anche l'ingegneria chimica farmaceutica, che invece ha al suo attivo il 70% dei laureati. Pur scendendo di percentuali, non va malissimo neppure per le facoltà letterarie. In questo caso è quasi il 50% ad avere un posto garantito, anche se in questo caso, come in altri che vedremo tra poco, molti dei laureati devono seguire i corsi post laurea che di fatto allungano i tempi di un inserimento lavorativo. E per l'Istat sale a più del 50% il numero di chi si trova ad affrontare questo iter, a distanza di 3 anni dal conseguimento del titolo di studio. Male chi, nel ventaglio delle facoltà, ha scelto quelle giuridiche e mediche. Qui i numeri sono davvero poco incoraggianti. Solo il 38% ha un lavoro stabile, il 14% lo fa saltuariamente, mentre il 25% sta ancora cercando un'occupazione. Ma ad essere maggiormente penalizzati sono di sicuro i medici, che come chi ha optato per una facoltà giuridica devono affrontare lunghi iter post laurea per le proprie specializzazioni. Meno di un quarto ha un posto fisso, anche se comunque medicina, una volta terminati tutti i corsi, è la laurea che ancora oggi garantisce in assoluto di trovare un posto di lavoro. Infine uno sguardo alle lauree triennali. Bene per infermieri ostetriche, il 70% trova immediatamente la propria strada, seguiti dalle tecnologie informatiche, specialità sempre più richiesta anche grazie al continuo proliferare di strumenti elettronici. Male invece anche qui la laurea breve a indirizzo giuridico, con solo il 21% di chi l'ha scelta che può vantare un lavoro fisso. Ma più in generale va detto che l'Istat ha rilevato che comunque, se università deve essere, che sia quinquennale, visto che più in generale è il 56% che può dormire sonni tranquilli. Bene, nonostante i problemi tecnici e il caldo eccessivo che ha colpito alcuni registratori, siamo arrivati al termine del nostro TG. Tra pochissimo ci sarà però la pagina sportiva. È stato ufficialmente presentato alla stampa il nuovo allenatore dell'Alessandria Calcio. Si tratta di Giuseppe Scienza. Il tecnico è stato intervistato dal nostro Franco Capone. Poi subito dopo ci saranno le previsioni del tempo e ancora le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.